Buongiorno a tutti amici e bentornati qui in compagnia del vostro Emanuele con oggi un video molto semplice perché parliamo di un prodotto semplice ma comunque interessante, in particolar modo una cover, ma non la classica cover, una cover che nasconde davvero dell'incredibile. In particolar modo parliamo per dispositivi iPhone dal 12 al 15. Nel mio caso io ho preso, pensate un po' che giro strano che ho fatto, una cover per iPhone 13, ma in realtà io sono in possesso di un iPhone 11 Pro. E perché l'ho preso per il 13? Perché farò comunque dei test e la regalerò ad una mia collega. Ad ogni modo vi farò vedere adesso qui il funzionamento anche con iPhone 11 Pro e poi qualche piccola clip facendola vedere direttamente montata su un iPhone 13. Ad ogni modo la cover arriva da AliExpress, ha un costo tutto sommato molto interessante, parliamo di circa 30 euro e vediamo subito cosa si cela all'interno della confezione. Confezione molto semplice dove una volta aperta ci troviamo subito la nostra bellissima cover e lo state già ammirando, questa è proprio la particolarità. Il fatto di integrare un piccolo display, un display con una sorta di inchiostro elettronico dove possiamo andare a inserire le immagini a nostro piacimento. Quindi a conti fatti avere una cover ultra personalizzata ogni volta che vogliamo. Detto ciò, all'interno della confezione, oltre alla nostra cover che metto un attimino da parte, troviamo poi il manualetto di istruzioni in lingua cinese e lingua inglese dove è riportato innanzitutto il QR code per scaricare l'applicazione, naturalmente solo su App Store di appunto Apple, e qualche piccolo FAQ, che non è una parolaccia, sarebbero le domande frequenti. Comunque, la nostra cover si presenta davvero in modo molto molto bellino. Vedete che abbiamo tutte le varie rifiniture per quel che riguarda i pulsantini. Qui abbiamo anche un piccolo forellino, eventualmente per ancorare un laccetto da polso. Una cover realizzata, sì, in plastica, fatta eccezione per quel che riguarda la protezione del bump camera, che invece è in metallo. All'interno troviamo questa superficie qui dove naturalmente va a proteggere il discorso del nostro piccolo display a diciamo inchiostro elettronico, ma soprattutto una superficie molto morbida e vellutata che in un certo senso preserva diciamo la scocca, la back cover del nostro telefono. E vi faccio vedere che in realtà lui ci starebbe anche, non è proprio la sua, però tutto sommato potrebbe essere utilizzata anche con iPhone 11, ma non è la sua, quindi io la andrò a mettere sicuramente su un iPhone 13 che diciamo della mia collega che regalerò. Ad ogni modo vi faccio vedere come funziona il tutto. Allora, dobbiamo recarci sull'App Store e scaricare questa applicazione qua, iPhone Case. Una volta dentro vi chiederà di effettuare una sorta di registrazione e da qui poi possiamo comandare tutto quello che vogliamo andare ad inviare al nostro schermo. Qui ci propone già una serie di immagini fatti tramite intelligenza artificiale, tramite una sezione cartoon, meme, poetry, eccetera, eccetera. Insomma, troviamo tantissime, vedete? Tantissime cose, tantissime immagini a disposizione, dalle più classiche a quelle un po' più particolari, logicamente un po' tutto basato anche sul discorso cinese, infatti troviamo tantissime scritte cinesi, ma possiamo anche direttamente andare a scegliere delle foto. Ad esempio, se io scelgo questa qui, lui ci chiederà naturalmente conferma, dopodiché da qui possiamo andare a fare dei piccoli accorgimenti, quindi a livello di contrasto, di illuminazione o di saturazione dell'immagine, possiamo applicare dei filtri, vedete?
possiamo applicare dei filtri che noi vogliamo, possiamo inserire un testo, quindi scegliere qui, scrivere quello che vogliamo, poi andarlo a ruotare o comunque a ridimensionare, ma possiamo anche applicare degli sticker, ad esempio mettiamo questo qui. Una volta che abbiamo scelto la nostra immagine, fatte tutte le modifiche del caso, quello che dobbiamo fare, e qui vediamo già un'anteprima, possiamo ulteriormente definire l'immagine con un alto contrasto o fare l'immagine in bianco e nero, oppure lasciarla così di base. Detto ciò, una volta che abbiamo la nostra coverina applicata, io adesso la vado a mettere qui all'interno, faremo shot screen. A questo punto vedete che lui va a cercare il sensore NFC del nostro iPhone e va a trasferire l'immagine, e vi faccio vedere cosa succede qui sul retro. Quindi andrà a caricare la nostra immagine e dopo una serie di flash, refresh, diciamo, dello schermo, vedete che piano a piano si sta inserendo la nostra immagine. Eccola qua. Vedete che ho fatto il trasferimento dell'immagine. Davvero molto molto bellina questa funzione. Proviamo con un'altra immagine, magari un po' più, come si dice, ad hoc, in teoria ottimizzata. Non so, andiamo a prendere questa immagine qua. Stesso discorso, fatte le nostre, come si dice, conferme, vedete che lui va a trasferire l'immagine. Stesso discorso, una volta che lui è trasferito, vedete, screen is refreshing, eccolo qua, che appunto dopo un refresh del display, eccolo qua, guardate che l'immagine a breve comparirà sul nostro display, ed eccola qua. Quindi, a conti fatti, abbiamo sempre una cover diversa in ogni momento. Davvero, davvero stupefacente. Ma detto ciò, ve la faccio vedere non con un iPhone 11, per cui non nasce questa cover, ma direttamente montata su un iPhone 13. E poi, ragazzi, naturalmente vi ricordo che troverete il link in descrizione per l'acquisto, ma anche il link per una piccola recensione testuale dove eventualmente andare a comprare la vostra cover personalizzata. Purtroppo al momento non mi sembra che ci siano soluzioni analoghe per sistemi Android, quindi unicamente per iPhone 12 fino ad iPhone 15 tutta la serie, quindi Pro, Pro Max, eccetera, eccetera, eccetera. Ragazzi, se siete alla ricerca di un'ottima cover per il vostro iPhone o da regalare ad esempio alla vostra ragazza, al vostro compagno, chi più ne ha più ne metta, beh ragazzi, questa cover è decisamente stupefacente, perché a conti fatti vi permette di avere uno sfondo personalizzato ogni volta che volete, in base al vostro umore, in base alle vostre esigenze, magari anche tra virgolette di azienda. Potete mettere il logo della vostra azienda, fare un po' i leccaculi con i vostri capi. Ma a parte questo, ci tengo solo a precisare una cosa: naturalmente parliamo di un display appunto con inchiostro elettronico, quindi un qualcosa di fragile, quindi non dovete piegare la cover, non dovete buttarla così, ma soprattutto non dovete utilizzare dispositivi MagSafe, quindi in un certo senso quella funzionalità l'andrete a perdere. Però magari, se non siete in realtà soldi utilizzare batterie
o altri aggeggi, diavolerie, MagSafe, questa cover è spettacolare. Come vi dicevo, io l'ho regalata a una mia collega di lavoro, sembra che sia rimasta davvero entusiasta per questa cover. E quindi, ragazzi, qui sotto in descrizione link alla recensione testuale e soprattutto il link all'acquisto che non dovete assolutamente farvi scappare. Naturalmente, io vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo a un prossimo e glorioso video. Ciao da Manuele.